Buongiorno a tutti ragazzi e soprattutto Forza Juventus e buona domenica, perché una volta tanto possiamo anche darci la buona domenica senza particolari ansie, dato che oggi la Juventus non gioca, però domani siamo già in clima prepartita perché ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Lazio Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'andata l'abbiamo vinta 2-0, non dobbiamo fare l'errore di immaginarci già in finale di Coppa Italia, perché non bisogna andare a Roma a fare una gita, una passeggiata di salute contro la Lazio, ma bisogna cercare di portare a casa questa finale di Coppa Italia e poi eventualmente pure vincerla. Ma so che a molti in questo momento, anche giustamente, della Coppa Italia interessa poco e niente. Per un motivo, sappiamo che fino a quando la Juventus non avrà raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla Champions, avremo ancora questa situazione di dico non dico, di elogi politichese, eccetera, eccetera. Io ieri ne ho parlato, sono contento di aver visto che in tanti sono d'accordo con me, e cioè che hanno capito che Giuntoli deve dire quelle cose. Il momento è quello lì. Bisogna continuare a ripetere che va tutto bene anche mentre la casa brucia, però io credo che ci sia anche un limite, che si debba cercare di ridurre anche il tipo di parola utilizzata a seconda di quello che è il momento. Perché è vero che io le parole di Giuntoli le ascolto post Cagliari-Juventus 2-2, ma prima di Cagliari-Juventus 2-2 la Juventus aveva collezionato 11 punti in 11 giornate. Un filotto che è troppo brutto per essere vero, come avevo detto l'altro giorno, e che confermo anche oggi, a maggior ragione, con 12 punti in 12 giornate. In tanti mi state chiedendo, sì, ok, va bene quando arriverà l'aritmetica della Champions, ma quando arriverà l'aritmetica della Champions, quanto manca alla Juventus per raggiungere l'aritmetica della Champions? E dato che parliamo e parleremo di Gianluca Di Marzio, sul suo sito ho trovato proprio un articolo che fa riferimento a questa cosa e dice giustamente: partiamo da un presupposto, al momento è molto difficile dare una risposta precisa a questa domanda, le variabili in gioco sono molteplici, agli scontri diretti, alla differenza reti, fino ai risultati di Bologna, Roma e Atalanta, oltre che della Juventus stessa, perché ogni volta che la Roma, il Bologna o l'Atalanta non vinceranno una partita, questa quota di punti necessari per arrivare almeno quinti andrà a calare. E dice: in ogni caso, raggiungendo quota 74 punti, i bianconeri avrebbero la certezza di terminare la stagione tra le prime 5. Questo nel caso in cui tutte le avversarie dovessero vincere tutte le partite. Il Bologna può fare al massimo infatti 77 punti, la Roma 78 e l'Atalanta 73. Quindi è impossibile che alla fine arriveranno tutte queste squadre al punteggio massimo, perché ci sono anche comunque degli scontri diretti tra queste squadre, però è giusto prendere in considerazione il massimo raggiungibile per queste squadre qui. Quindi la Juventus con 74 punti sarebbe certa, convinta, sicura di non uscire dal quinto posto. Io credo che 74 punti oggi sia una prediction molto molto ottimistica. Io immaginavo che la Juventus potesse finire l'intorno qualche settimana fa, prima ancora di giocare col Genoa, però forse avevo sottovalutato e anche tanto il problema della Juve, perché poi la Juve anche dopo Genoa-Juve 0-0 è stata veramente una delusione continua in Serie A, con una sola vittoria contro la Fiorentina, intervallata sì dalla vittoria in Coppa Italia dalla Lazio, ma la Juve continua ad essere una squadra che non ha certezze, non ha solidità, non ti dà nemmeno l'impressione di poter uscire per qualche grazia divina da questo periodo negativo. Non è solo una questione di gioco, non è solo una questione di livello dei calciatori, è proprio una questione anche di mentalità. Cioè sembra che alla Juventus vada bene rimanere in questo alone di mediocrità, perché io sto leggendo ancora delle persone che difendono Allegri dicendo ma la rosa, quella dell'Inter è più forte, quindi che cosa volevi, lo scudetto? Io credo che ci sia in mezzo il mare a questa roba qui, anche perché parlare di livello dei calciatori credo che sia anche controproducente, perché l'altra sera abbiamo giocato col Cagliari. Stiamo dicendo che quindi il Cagliari ha una rosa migliore di quella della Juve? E possiamo replicare questo discorso alle 11 partite precedenti? Facciamo 12 punti in 12 partite, tutti contro squadre più forti della Juve? Sempre? Cavolo, siamo sfigati allora, siamo proprio sfortunati che troviamo sempre delle corazzate davanti. Se si vuol parlare dei giocatori, la critica deve essere anche una critica giusta. E la critica giusta da rivolgere ai giocatori oggi è quella che devono svegliarsi.
devono svegliarsi tutti i tesserati della Juventus, perché questi sono andati tutti in modalità vacanza, perché per un anno ci siamo raccontati che vincere non è importante, l'unica cosa che conta è arrivare in Champions, anche da quinti, siamo qui e facciamo i conti per arrivarci anche da quinti, facendo gli scongiuri che Roma, Atalanta e Bologna dietro non vincano tutte le partite. E questo è il vero grande problema. Non si gioca male, non i giocatori sono scarsi, che a nessuno frega niente di migliorare la Juventus. Perché? Perché ci basiamo tutto sul fatto che alla Juve, poverina, servono i soldi per la Champions l'anno prossimo, quindi portiamogli quei soldi. No, in mezzo c'è tutto il resto. Dal tifoso che guarda la partita in televisione, a quello che va allo stadio, a quello che si appassiona, a quello che vuole viversi, rilassarsi per 100 e passa minuti davanti alla propria squadra del cuore, quello che si vive. Cioè, ragazzi, queste robe qui non le metti dentro al computo dell'obiettivo che ti dici in estate. E sono convinto che se in estate avessero detto Allegri sì, arrivare in Champions, ma se nelle ultime 12 fai 12 punti non è che sei stato bravo. Questo mi preme dirlo e ci tengo ad evidenziarlo, perché qua sembra che arrivare in Champions e arrivare in finale di Coppa Italia poi sia qualcosa di fantastico, wow, un traguardo irraggiungibile, che come abbiamo fatto, siamo stati dei maghi. No, questo proprio non esiste e non fa parte della Juventus. Ma di Gianluca Di Marzio voglio parlare ancora per un motivo. Ha parlato a Sky Sport 24 e c'è una ricostruzione di tutto Juve che vado proprio a mettervi a schermo e vado anche a leggervi. Non sono riuscito a trovare né sul sito di Gianluca Di Marzio né sul sito di Sky Sport né in giro su YouTube, TikTok, eccetera eccetera, questo intervento di Di Marzio, ma ho trovato appunto questa trascrizione delle parole di Di Marzio e andiamo a leggercele insieme. E dicono: Giuntoli continua a trovare il modo di dire e di non dire, anche se qualcosa da questo non dire emerge. E Di Marzio dice: ma io capisco che pubblicamente Giuntoli continui a difendere l'operato di Allegri, a parlare di futuro con Allegri, perché la Juventus deve ancora centrare l'obiettivo. È fondamentale arrivare in Champions League. Poi io ribadisco, credo che le strade si separeranno. Non so le modalità e le formalità, ma credo che entrambi, sia la Juventus che Allegri, si siano resi conto che non sia il caso di continuare. Poi, come lo faranno, lo decideranno loro quando si incontreranno alla fine della stagione. La prima scelta resta Thiago Motta, che non ha ancora detto al Bologna non rimango, anche se è in scadenza, quindi può fare quello che vuole. Penso che il Milan voglia provarci per Thiago, ma forse è troppo tardi, perché la Juve si è mossa prima. E tra l'altro, anche da altri giornalisti, proprio oggi è uscita la voce che il Milan abbia sondato Thiago Motta prima di Lopetegui, ma che Thiago Motta gli abbia risposto no grazie, ha dato parola alla Juve, quindi proprio va all'interno di queste dichiarazioni di Di Marzio. E gli chiedono: c'è anche un piano B per la Juve? E lui dice: se c'è io non lo so, non ne sono a conoscenza. È in chiaro che in tanti a Torino pensano e sperano che possa essere Antonio Conte il piano B, però non ho elementi per dire se Conte, anche se definire Conte un piano B sarebbe poco rispettoso. Credo che si voglia andare su una scelta diversa. Poi se alla fine prevarrà l'intenzione di portare Conte, e allora chiedono: esiste anche un piano C che prevede la conferma di Allegri? Se dovesse esserci sarebbe solo per una questione economica, perché comunque è un contratto pesante. Ma credo che lo stesso Allegri abbia capito che non sia più il caso di continuare. Ad ogni pareggio, ad ogni situazione negativa, comunque l'impatto ambientale è tutto nei suoi confronti. Cominciare così l'anno prossimo probabilmente sarebbe deleterio per tutti. Se Allegri dovesse uscire dalla Juventus, tornerebbe subito sul mercato? E Di Marzio dice: potrebbe stare tranquillamente in attesa, ma a parte che è pieno di panchine internazionali che non ha ancora deciso il proprio futuro, non credo ci sia qualcosa che lo riguarda. E ringrazio tutto Juve.com per la trascrizione, veramente molto carini, perché è stato utilissimo. Allora, Di Marzio va a sposare esattamente quello che ci diciamo da un po' di tempo a questa parte, che fino a che non c'è un'ufficialità calma e gesso, ma dentro la Juventus l'intenzione è quella di cambiare Allegri al termine della stagione e annunciare il cambio di allenatore una volta arrivati in Champions. Per questo è indispensabile vincere quante più possibili partite nelle prossime, ma ci sono degli scontri diretti con Milan, Roma e Bologna ed è molto molto dura, quindi la prospettiva è arrivare fino al 26 di maggio, ultima partita contro il Monza,
lì lì ballerini su capire se si va in Champions oppure no, e non è assolutamente una prospettiva di livello. Fino a quando non si arriva in Champions, la Juve non si muove. Giuntoli conferma perché lo deve fare, la Juventus non vuole tenere Allegri, Di Marsa aggiunge forse anche Allegri ho già capito che la Juventus non ci deve stare. Se alla fine Allegri rimane alla Juventus non è per meriti sportivi, non è per volontà, non è perché dicono bello, bravo, che stagione incredibile che ha fatto Massimiliano, sei riuscito ad arrivare in Champions, ma mamma mia, ma come siamo stati meravigliosi. No, semplicemente perché c'è un contratto di un altro anno pesante, la Juventus ha già parola con Thiago Motta, Thiago Motta è ricercato anche da altri club, tra cui il Milan, ma lui dice no grazie, guardate, avrei la Juve in testa. Conte per la Juve non è un'ipotesi, ma Conte vorrebbe tornare alla Juventus, ma la Juventus non vorrebbe riprendere Conte perché la Juve ha in mente un altro tipo di allenatore. Questa intervista di Di Marzio va un po' a sintetizzare quelle che sono le sensazioni, quello che ci raccontiamo un po' da mesi, quindi speriamo che anche un giornalista come Di Marzio, la ricostruzione di un giornalista solitamente affidabile come Di Marzio, possa essere accurata, si possa andare in questa direzione qui. Però c'è una roba che rimane, cioè che dobbiamo qualificarci a sta Champions. Anche da quinti, guardate, in questo momento vi dico, paradossalmente, se la Juve arriva pure quinta, per la Juve un assist, è una cosa positiva, per la Juventus intesa come società, perché comunque si qualifica in Champions, va a cadere tutto quel discorso che ci raccontiamo da un anno, l'importante è arrivare nelle prime quattro, perché il Milan, il Napoli e l'Inter hanno rose migliori, questo è quello che ci stiamo raccontando, da inizio anno Allegri dice no, ma gli altri sono più forti, noi il percorso, se arriviamo quinti arriviamo in Champions per grazia divina, non per meriti nostri, cade tutto quel castello e la Juventus c'ha anche la possibilità di uscirne pulita da questo discorso, di uscirne pulita nella serie. Eh no, noi ti avevamo chiesto di entrare nelle prime quattro, poi arrivi in Champions di riflesso, perché se no qua io lo so che si scatena il finimondo dopo, dopo si scatena il finimondo, come si è permessa la Juventus anche se si era centrato l'obiettivo. Quindi per la società Juventus sarebbe addirittura più facile arrivare quinti, ti qualifichi comunque in Champions e hai anche la possibilità di, anche se la Juventus, ripeto, c'ha già in testa di allontanare Allegri, c'ha già in testa di metterci Thiago Motta, tra dire e fare c'è in mezzo una qualificazione alla Champions che aritmeticamente continua a non arrivare. Roba da matti, roba da matti.